Lunedì 24 settembre, ben ritrovati cari amici di Filo Diretto. Si apre una nuova settimana da stare in nostra compagnia dalle 12 alle 12.30. Avevamo un discorso in sospeso, lo avevamo lasciato così nell'aria la settimana scorsa e quindi avevo chiesto gentilmente al vescovo di Alessandria, Monsignor Guido Gallese, che saluto immediatamente, Buongiorno. se poteva essere ancora con noi, e lui lo ha fatto, e quindi grazie ancora per essere qua. Grazie a lei. Allora, avevamo iniziato siamo sempre in diretta, come sempre, 0131 23 10 92 è il nostro numero di telefono, se vi volete mettere in contatto con noi. Allora, il discorso che avevamo lasciato nell'aria era un discorso bellissimo. Un discorso che riempie l'anima, no? Allora, siamo in Messico, riprendiamo un po' le fila se magari qualcuno non l'aveva seguito. Siamo in Messico e lei ci ha raccontato una storia che parte molto da lontano, che vede protagonista un certo Juan Diego. Sì, Prego. siamo in Messico e gli spagnoli sono sbarcati e hanno cominciato dopo qualche mese di inattività, diciamo, e di tentativi di relazioni, ma poi hanno cominciato la conquista. E la conquista con quello che ne consegue in termini di violenza, di guerra, di sottomissione, di brutalità. E con l'esercito spagnolo sono sbarcati anche gli evangelizzatori. Chi Ora, erano questi sconosciuti, no? il problema è che cosa vai a evangelizzare tu che vieni con le stesse navi dallo stesso posto di questi qui che sono dei crocifissori? Come fai a predicare Cristo crocifisso a della gente e pensare che la gente si converta? Infatti, l'impatto degli evangelizzatori sulla popolazione è stato scarso, circa il 10%. Mamma È mia, niente. stato quello delle conversioni. Tra questi, questo Juan Diego che va in parrocchia un giorno a pregare mentre sta camminando a piedi, battezzato da poco tempo, sta camminando a piedi verso la parrocchia, incontra una bella signora che gli appare, che gli dice che vuole che su quella collina lì sia costruito un santuario, una cappella intitolata a lei, dedicata a lei. Perciò Juan Diego prende e va in vescovado, parla al vescovo, dice quello che ha vissuto, il vescovo non gli crede. Giustamente, perché è chiaro che se uno dice ho visto la Madonna e mi ha detto di fare questo, Beh, ma certo, anche se anche uno viene a venite dirlo anche a da me, lei, insomma, certo. devo dire, come ha detto il vescovo, io devo avere qualche segno per mettermi a fare una chiesa in onore della Madonna. Insomma, alla fine la Madonna dà il segno, Juan Diego trova delle rose fiorite in una pietraia, in un luogo inadeguato, completamente fuori stagione, dicembre, trova queste rose, le raccoglie nel suo mantello fatto di fibra da acacia, di agave, e raccoglie nel mantello queste rose e le porta al vescovo come segno. E quando arriva davanti al vescovo, apre questo mantello, le rose vengono riversate per terra, ma sul suo mantello, la tilma, appare l'immagine di questa donna, la Madonna, con i raggi di sole, con la luna sotto i piedi, le stelle sul suo mantello, e la caratteristica di questa Madonna è che la Madonna ha il viso, come gli indigeni, lo stesso colore degli indigeni, infatti la chiamano la La morenita. Maronita. E è molto toccante questo racconto perché la Madonna si riveste di tutte quelle che erano considerate dagli indigeni delle divinità, come per dire io sono un essere celeste, ma nello stesso tempo dice anche io sono una di voi. Ed è un messaggio bellissimo, immediato, che per gli indigeni ha avuto un impatto fortissimo al punto che le conversioni sono state a quel punto a catena, al punto da convertirsi praticamente tutti al cattolicesimo, al cristianesimo. E così è iniziata la Chiesa in America Latina, è per questo che in America Latina la Chiesa ha così grande devozione alla Madonna di Guadalupe, per questo intervento, per dire che Dio, anche quando l'uomo fa le cose storte,
e le facciamo. E come? E come? Anche quando l'uomo fa le cose storte, Dio ha dei tocchi che con una sola immagine riesce a rimettere ordine nelle cose sbagliate dell'uomo e richiamare l'uomo alla via del bene, alla via della verità. E questo è un messaggio bellissimo di speranza, no? Perché nonostante i nostri limiti, il Signore agisce sempre con grande generosità, benevolenza e ci aiuta a percorrere la strada giusta. Che belli, sono sempre rapita quando lei parla, perché ovviamente ha un modo di illustrare le cose. Sembra, quando lei parla mi sembra che dipinga dei quadri e quindi si riescono a vedere i colori, ma anche l'odore dell'olio impresso sulla tela. Allora, questo racconto è all'interno della sua ultima lettera pastorale, dove invita i cristiani, i credenti, le persone tutte ad essere uniti. E lei parla anche delle lotte che ci sono anche all'interno della Chiesa, no? E anche le divisioni che ci sono all'interno della Chiesa. Io mi metto sempre dalla parte dei fedeli. Ecco, in una Chiesa che non è così unita, qual è il lavoro da fare per unire le persone che già nascono ognuna per i fatti propri? E questo lavoro è un lavoro difficilissimo, è il pane quotidiano della mia vita. Il lavoro difficilissimo è quello di cercare di mantenere l'unione il più possibile, di esortare le persone al bene, esortando alla verità e alla carità. Verità e carità sono sempre due cose difficili da coniugare. Poi abbiamo tante storie, provenienze, esperienze differenti. E fatichiamo moltissimo ad andare d'accordo. Questa è una cosa che fa parte della nostra vita, fa parte della nostra esperienza. Nella Chiesa andare d'accordo è complicato. Tante teste, tante storie. A me una delle cose che fa più ridere pensando a noi, pensando alla nostra atipicità, è che la domenica diciamo tutti il credo. Sia, non so, il gruppo carismatico che ha una messa estremamente vivace e così è colorita, sia i monaci benedettini che stanno celebrando una liturgia dominata dal silenzio, no? Molto contemplativa. Tutti la domenica diciamo lo stesso credo. Nella chiesa c'è posto per tutti. Solo che è una grande fatica. Perché con le sensibilità diverse che abbiamo è una grande fatica riuscire ad andare d'accordo e coordinarci. Perché le nostre differenze possono essere motivo di divisione oppure, messe insieme, motivo di crescita. E questa è la grande sfida che abbiamo noi cattolici, ma tutti abbiamo questa grande sfida, la sfida della comunione, del fare le cose insieme, perché quando le fai insieme ti accorgi che riesci, partendo da persone diverse, a ottenere risultati molto più straordinari. Quando invece siamo semplicemente a controllarci l'un l'altro, a criticarci l'un l'altro, a mormorare gli uni degli altri, che viene spontaneo, io lo capisco, perché quando si fatica, Eh quando beh, la si pensa certo. diversamente, è chiaro che viene spontaneo farlo, però così non si ottengono gli stessi risultati. E questo è un messaggio che per la Chiesa è fortissimo, dai vertici, io francamente, personalmente sono molto stufo di tutte queste cose contro Papa Papa Francesco. Francesco, non ne posso più, va bene, le 10 una volta, due volte, poi basta. Poi a un certo punto bisogna cercare di essere costruttivi, perché così si è distruttivi. E dai vertici fino alla concretezza della nostra vita parrocchiale, in cui ci sono tante persone con tante sensibilità diverse e che hanno l'istinto di dire: beh, ma se vengono in chiesa queste persone qua, io non ci vado. E
Invece la grande sfida è quello di volersi bene anche in questo modo gratuito, in questo modo di dire io ti voglio bene a prescindere, punto, ti voglio bene perché ti voglio bene, non perché hai un colore della pelle diverso, sì, ad esempio, no? Il colore tanto della pelle, ma quella è molto eclatante, poi ci sono anche altre cose molto meno eclatanti, perché al fondo si sarebbe molto simili e si è molto diversi, e sono ancora più difficili. Il colore della pelle lo visualizzi, ti è sempre sotto gli occhi, ma la parte più difficile invece è quando le differenze sono molto più nascoste e sono forti. Certo, tra l'altro lei la settimana scorsa ha detto una bellissima frase: se ognuno di noi facesse del bene nessuno si sentirebbe solo, ed è una frase molto profonda nella sua semplicità, che forse se ognuno di noi riflettesse anche poco su determinate forme di vita quotidiana, sicuramente potremmo tutti quanti vivere veramente in un mondo migliore. Sì. E Gesù ci ha indicato una via, che è quella di dire comincia tu. È un po' scomoda, perché in fondo io ho iniziato questa avventura cristiana affascinato dalla persona di Gesù. Gesù proprio mi ha affascinato, lui in persona. E quello che diceva, un po' sa come ci siamo sempre nati dentro, l'abbiamo più o meno sentito, e ti sei assuefatto psicologicamente senza capirlo veramente. Poi pian piano mi sono reso conto, andando avanti, che più medito la parola di Dio, più mi sta dicendo: guarda, non state a preoccupare degli altri, devi cambiare tu. Questa è stata una cosa per me terribile, andando avanti, e ancora adesso mi mangia nel cuore, perché io sento questa bisogno di dire: Signore, voglio fare quello che tu vuoi, però mi rendo conto che è impegnativo per me, è una roba unilaterale. Questa è la ricetta di Gesù. Non aspettare che gli altri facciano. Tu intanto cerca di amare lo stesso. Cerca di amare lo stesso. Anche se l'altro non reagisce, anche se l'altro non risponde, cerca di essere benevolo. E per fare questo però abbiamo bisogno di un input di energia che non possiamo trovare in noi stessi. Tant'è vero che Gesù, con molta concretezza, la sera prima di morire dice: amatevi gli uni gli altri come io vi ho amato. Quindi ci chiede di amare come lui, però dice anche: vi do il mio corpo, vi do il mio sangue, questa sarà la vostra forza. E quindi la forza la possiamo avere soltanto da lui e anche come comunità insieme. Perciò bisogna imparare a vivere la vita cristiana. Ne veniamo da un periodo in cui la vita comunitaria era molto individualista, e adesso l'è diventata ancora di più. E quindi è una fatica, perché non so come dire, è come imparare qualcosa che per certi versi è nuovo, perché siamo controcorrente. E ieri, dando per il sacramento, ho celebrato tre cresimi e ho detto, mi sono chiesto se questa, mi chiedo se questa è una cerimonia di iniziazione sociale. Noi siamo cristiani e quindi il nostro modo di introdurre nella società i ragazzi attraverso la confermazione, magari uno di un'altra religione lo fa in un altro modo. Io ho detto, però guardate, io ci ho pensato bene a questa cosa, ma se io dovessi definire il sacramento della confermazione come un ingresso nella società o un'uscita dalla società, se non avessi la possibilità di sfumare come è la realtà, che in realtà è sfumata, ma se dovessi scegliere una delle due, guardate, io sceglierei, per descriverlo meglio, un'uscita dalla società piuttosto che un ingresso nella società. Perché la società non ci insegna proprio queste cose, non ci insegna di amare gli altri fino alla morte, unilateralmente, non ce lo insegna la società. Questo è un modo di andare controcorrente nella società, quindi di uscire da una corrente e andare in un'altra direzione. Fa bene alla società questo, però è difficile, perché questo onere di dire io faccio le cose non semplicemente se le fanno anche gli altri, se trovo collaborazioni, ma comunque cerco di farle come sono capace, con tutti i miei difetti, ma cerco di farle a tutti i costi. Questa è una cosa che chiede un'energia, una forza interiore che non è banale.
Lei trova più difficoltà tra i giovani o tra gli adulti? Tra gli adulti. Tra gli adulti? Sì, perché i giovani queste cose le riescono a capire prima. Innanzitutto i giovani oggi, secondo me, sono una generazione straordinaria perché non hanno le nostre ideologie e sono non hanno pregiudiziali contro. Quindi partono già con un atteggiamento differente, mentre invece noi ce l'avevamo. E, certo, non si muovono facilmente. D'altronde, prima di muoversi, secondo me è anche giusto avere una certa sicurezza che lo stai facendo per una causa giusta. Però quando sentono il buono, la convinzione, la sincerità, l'autenticità in qualcuno, i giovani sono veramente disposti a fare grandi cambiamenti. E noi adulti facciamo molta più fatica, perché abbiamo già una vita impostata, e la nostra vita è impostata mica secondo il Vangelo, è impostata secondo una consuetudine di vivere, secondo la nostra società, secondo così la nostra storia. La storia è un pochino più faticosa da cambiare, visto che qui si tratta di cambiare, è più faticoso. Il legno fresco è più facile, è più plasmabile da cambiare del tronco già stabile. Rinsecchito. No? Sì. Però ecco, quello che così mi viene da pensare, allora, noi sicuramente siamo figli di una società dove la domenica era consuetudine andare a messa, dove c'erano determinate regole di vita che erano anche, che avevano radici comunque dal cristianesimo. Oggi i giovani, pochissimi vanno in chiesa alla domenica, e, cioè, c'è quasi la percezione che comunque sia la chiesa non si sia evoluta da quanto si è evoluta la società di oggi, e che quindi, come dire, la parola è proprio per i giovani, lasciando perdere quelli che partecipano alle giornate della gioventù, perché insomma io parlo proprio in maniera generale, non so, magari sto dicendo delle stupidaggini, però mi sembra che la Chiesa non sia andata a pari passo con quelle che sono le esigenze giovanili di oggi, perché oggi i ragazzi sono sempre incollati a sto benedetto cellulare, non comunicano più neanche fra di loro, se sono nello stesso tavolo a cena, ognuno ha il proprio cellulare, non si parlano neppure. Ma un po' sì e un po' no. È vero, per certi versi sì, è vero. Non è una questione tanto di moda, di stare ai tempi, secondo me può anche esserlo. Noi abbiamo un punto di vista che ci dà ovviamente una collocazione diversa nella società. Il nostro punto di vista è che io, che sono un medico delle anime, sa perché curo le anime? Non ho mai visto un'anima in vita mia. Sì. Nessuno andrebbe da un medico che non ha mai visto un corpo in vita sua a farsi curare, no? Certo. Allora, io che non ho mai visto un'anima, come faccio a curare un'anima? Lo faccio solo perché me l'ha detto Gesù. Perché mi ha detto cosa fare, come fare. Questa è la mia forza. Allora, noi siamo basati sulla tradizione. Sulla tradizione c'è qualcosa che mi è stato insegnato e che mi viene tramandato da secoli. Per cui noi certamente abbiamo questa tradizione nella quale poi non è così banale andare a pulire bene e dire teniamo solo quello che ci ha insegnato Gesù e non quello che abbiamo raccattato strada facendo nel corso dei secoli secondo il nostro estro creativo, che il nostro estro creativo è sempre un po' problematico, no? Allora noi facciamo questa fatica, ci sono dei momenti in cui dobbiamo sbarazzarci di alcune cose che in realtà non risalgono a Gesù, al suo pensiero, al suo piano, al suo disegno, e quindi periodicamente nel corso della storia dobbiamo fare queste pulizie primaverili, no? È un po' così, per ridare aria e pulizia alla nostra Chiesa, quindi un po' è questa cosa qui.
Un po' dall'altra è che il mondo si è evoluto, però anche su alcune cose sta faticando molto. La disgregazione delle famiglie, della società, è un bene? No, No. non è un bene. Allora, non è evoluzione questa. Come sempre, in ogni epoca ci sono i punti positivi e i punti negativi. Dappertutto, in tutti i corpi, anche persino nella Chiesa, no? Insomma, cose positive, cose negative, e bisogna imparare a saper superare quelle negative e a tenere quelle positive. Allora la fatica è questa, non è tanto di dire facciamo un lifting per avere un appeal migliore nei confronti dei giovani, no? Ma la fatica è quella di dire cerchiamo di tenere con i giovani un approccio in cui diamo la verità e criticamente cerchiamo di capire quando noi non siamo in grado di dare la verità, ma presentiamo alcune cose che sono delle consuetudini, delle tradizioni nostre. Questo lavoro è sempre faticoso, è sempre difficile. Ecclesia sempre reformanda, no? La Chiesa Yes, va sempre riformata. riformato. È una fatica perché una parte di quello che facciamo è dovuta ai nostri tempi, una parte è dovuta alla verità di Cristo. E questa attualizzazione della verità di Cristo in un tempo sempre nuovo, perché continua a cambiare l'epoca, è faticosissimo. Anche se non c'è figura più attuale di Gesù Cristo, Eh sì, meglio di lui non da ce n'è. sempre. Non ce n'è. È veramente una persona straordinaria. Io medito il Vangelo quotidianamente, ho una frequenza quotidiana col Vangelo e mi continua a sorprendere. È una persona con un fascino, con un magnetismo, con una forza bellissima e credo che abbia molto da dare a tutti, anche a quelli che non credono, no? Con questa Sì, sua vero. capacità. Io lo sento perché me lo dicono anche tante persone che non credono, con questa sua capacità di guardare le cose da un punto di vista veramente differente. È Eh universale. sì, è universale, perché si capisce che c'è qualcosa per tutti. Pronto, buongiorno. Pronto, buongiorno, volevo parlare col Prego, vecchio. prego. Sua Eccellenza, io volevo parlare del sacramento della confessione. Io vengo da una generazione, non sono più giovanissima, in cui si faceva la comunione soltanto se prima si era confessati. Adesso invece credo che questo rito sia scomparso perché vedo persone che tutte le domeniche a messa fanno sempre la comunione. Volevo sapere cosa ne pensa, ne ho parlato anche col mio confessore e lui mi ha detto che se ho la coscienza tranquilla, che non ho fatto grossi peccati e così, di accostarmi pure alla comunione, anche senza confessione. Volevo sapere lei cosa ne pensa. Grazie, Prego. buongiorno. Allora, la dottrina della Chiesa è questa, che il vero problema nel fare la comunione è il peccato mortale. E quindi uno deve fare in modo di non essere in peccato mortale. Questo così dal punto di vista giuridico, per un discernimento su quello che è l'opportunità o meno. Ma io trovo che il problema alla base è capire oggi, nel 2018, che cos'è la confessione e che cos'è la comunione. Questa è la vera fatica. Perché la cosa interessante è che Gesù ha istituito questi due sacramenti a 3 giorni di distanza l'uno dall'altro: l'Eucaristia al giovedì sera, la riconciliazione alla domenica. Ma noi abbiamo un problema a metterli a fuoco, perché vediamo l'Eucaristia come un bel sacramento, c'è la presenza di Gesù, è Gesù che si fa vicino a me, lo ricevo nel cuore, lo vediamo con una sorta di tenerezza e di dolcezza che andrebbe un attimo rivisitata. E la confessione, al contrario, la vediamo come un sacramento bruttino, in cui io devo dire i miei peccati a una persona e questa cosa mi fa un po' ribrezzo, perché andare a pescare nel torbido dei miei peccati è una cosa brutta. In realtà il funzionamento è un po' al contrario, cioè l'Eucaristia, Gesù ha racchiuso il triduo pasquale tra le istituzioni di questi due sacramenti. Il giovedì sera ha
all'ultima cena, quella che apre, introduce dentro il triduo pasquale, appena prima dell'inizio di tutto, l'arresto, i maltrattamenti, la tortura, fino alla morte di croce, eccetera, eccetera, giovedì sera, e a Pasqua, quando appare agli apostoli la prima volta, che dice ricevete lo Spirito Santo, a chi rimetterete i peccati saranno rimessi, a chi non li rimetterete saranno non rimessi. Gesù racchiude il triduo pasquale con l'istituzione di questi due sacramenti. Ma l'Eucarestia è fatto per affrontare la difficoltà amando. Questa è la forza dell'Eucarestia. Amando affronto una difficoltà. Mentre invece la riconciliazione è il sacramento della risurrezione del cuore, perché è Gesù risorto. Allora, la nostra fatica è reinquadrare il senso di questi sacramenti, cioè che noi, più che andare dietro a una regola, riusciamo a vivere e ad aiutare gli altri a vivere questi sacramenti nel loro significato, che la confessione sia il momento in cui risorgo e mi presento al Signore nuovo e Lui mi perdona i peccati, ed è una cosa straordinaria, mi abbraccia. E la comunione sia il sacramento che mi dà la forza per amare nelle difficoltà, nelle contrarietà, le altre persone. La vera grande sfida, secondo me, è prima di tutto questa, che poi si tradurrà concretamente, oggettivamente, abbastanza facilmente in una prassi di confessione e comunione, che però non può essere motivata solo da una regola, ma deve essere vista da un vissuto. Quando uno vive bene l'Eucaristia, vive bene la confessione, è automatico che poi vive una regola con cui vive e si accosta a questi sacramenti. Certo. Beh, di nuovo finito il tempo. Mamma mia. Sì? Come vola. Mi scuso per il telespettatore che purtroppo non posso mandare in diretta, però insomma, se lei ci fa l'onore di venire ogni tanto, credo che ci faccia bene a tutti sentirla parlare. Va bene, volentieri. Grazie anche per la lettera pastorale che ha scritto e che richiamo ovviamente all'unione, e ne abbiamo veramente bisogno. Grazie mille, grazie, buon lavoro, grazie, arrivederci, grazie a voi tutti. Con Filo Diretto torniamo domani, adesso la linea alle notizie. Buon pomeriggio.